Buonasera con la Brusa Vecchia, buttiamo buonasera a tutti, siamo in diretta da Loreo, saluto per farvi di questo un po' lo scopo. In diretta siamo con Stefano Spano a Loreo per il Brusa Vecchia. Ciao, ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori e spettatori. Niente, siamo a pochi istanti dall'inizio del Brusa Vecchia. Adesso sta parlando le ultime battute, insomma, del sindaco Moreno Gasparini per salutare il nuovo anno. Giustamente, insomma, come già detto prima, insomma, un ringraziamento a tutte le associazioni che hanno partecipato perché questo potesse essere realtà. Tanto, ecco, un ringraziamento ai volontari, insomma. Un nuovo anno che inizia, una tradizione che si ripete finalmente dopo 2 anni di Covid, 38esima edizione di questo Brusa Vecchia. Niente, come vedete, insomma, la gente ce n'è, le persone avevano veramente stipata veramente Loreo, tantissima sì. Gente anche da fuori sicuramente. Tantissima, sì. E anche dalle altre parti, quindi facciamo diversi. E è un piacere ed un onore vedervi. Quindi ecco, c'era veramente voglia di uscire, di stare in compagnia, di vivere queste feste. Ecco, ci siamo. Almeno dicono che ci siamo, dovremmo esserci. Facciamo un conto alla rovescia. Un conto alla rovescia, ecco. Inquadra pure la vecchia. Esatto. Inizia a bruciare. Siamo quasi. Allora, Vincenzo, ci sei? Allora, 5. Ci siamo? Dai, 5. 4. 3. 2. 1. Via! Vediamo. Aiuto. Falso allarme? No, dai, ci dovremmo essere. eccoci. Vai. Ecco qua. Più che bruciata, sta scoppiando. Sta scoppiando, esatto. E più sono più pochi d'artificio quasi, ecco. Bello. Quindi dalla Vecchia partono i d'artificio. Probabilmente era sì, un bel... un comando a distanza insieme, e sono partiti insieme le due cose, quindi brucia la Vecchia da una parte, i fuochi d'artificio partono dall'altra. Molto pittoresco, uno veramente originale per questa occasione speciale dopo 2 anni, insomma, dove non avevamo avuto il piacere di vederla. Decisamente adesso i fuochi sono finiti e brucia solo adesso continua a bruciare. Vediamo, chissà dove tira il vento, se tira verso, diciamo, un anno buono o un altro anno... Che sia di buono auspicio assolutamente per tutti. Speriamo di sì. Assolutamente. Dai, bruciata quasi abbastanza velocemente, eh? Sì, effettivamente. Non ci ha lasciato spazio a godercela troppo, ecco, diciamolo, esatto, tutto di un colpo, però veramente bella anche. Fa veramente piacere, ecco, un ritorno bello a quella che è la nostra normalità, e che sia veramente un 2023 bello per tutti. Bene, allora concludiamo pure la trasmissione, ti saluto Stefano e ti ringrazio per la diretta. Grazie a voi, grazie di averci seguito. Saluto a tutti quanti, buona serata. Grazie, ciao.